There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. Buonasera, ben ritrovati con Viareggio Incontri, la rassegna culturale giunta alla sua 10ª edizione, che questa sera ha una location davvero insolita, inedita. Siamo al Bagno Balena 2000 sulla passeggiata a mare di Viareggio e ospite di questa serata è Marco Travaglio, che ci presenta il suo libro È stato la mafia. Come nasce questo libro? E nasce dalla consapevolezza che è una storia terribile, pazzesca, che riguarda noi, l'attualità, non l'archeologia italiana, che praticamente nessuno la conosce. Allora un giorno ho deciso di portarla in teatro, perché è una storia anche piuttosto lunga da raccontare, quindi il teatro è il luogo ideale per avere della gente disposta ad ascoltarti per 2 ore e mezza e per capire. Da questo spettacolo è nato questo DVD, al quale ho deciso di unire il libro che racconta la storia per esteso, in ordine cronologico, un fatto dopo l'altro, senza nessun commento, così ognuno si fa la sua idea e decide. Noi non dobbiamo decidere se la trattativa fra lo Stato e la mafia è un reato, quello lo decidono i giudici nel processo in corso a Palermo. Noi dobbiamo decidere se vogliamo essere governati da gente che dice pubblicamente di voler combattere la mafia e sotto banco si mette d'accordo con la mafia. Che si mettono d'accordo con la mafia, sarà difficile che la mafia venga sconfitta. Qual è stata la risposta del pubblico? Beh, teatri pieni, infatti la tournée è iniziata a febbraio del 2013 ed è ancora in corso. Ecco, il libro è diviso in 3 parti, prima trattativa, seconda trattativa e romanzo quirinale. Cosa significano? Prima trattativa è quella avviata dai carabinieri del ROS durante i governi del centro-sinistra della fine della Prima Repubblica, 1992-93, mentre scoppiavano le bombe a Palermo, a Milano, a Firenze e a Roma. La seconda trattativa è quella che completa la prima e che chiude il cerchio con l'arrivo del partito di Dell'Utri e di Berlusconi. Adesso possiamo dire che Dell'Utri era un mafioso perché è in galera a qualche cella di distanza da Salvatore Riina nel carcere di Parma, e quindi quando Forza Italia garantisce i mafiosi la smettono di fare le stragi e inizia una lunga convivenza che lo Stato ha pagato molto cara, perché sia governi di destra sia governi di centro-sinistra in questi 20 anni hanno dato praticamente alla mafia molto di ciò che chiedeva Riina nel papello che fu il contratto della trattativa, la resa dello Stato. Il romanzo quirinale sono i tentativi del Quirinale di
deviare il corso delle indagini della Procura di Palermo su richiesta di Nicola Mancino, pizzicato a mentire ai giudici e quindi timoroso di finire indagato, come poi è finito imputato, per falsa testimonianza. Analizzando la situazione politica attuale, lei vede un ritorno imminente alle urne? No. Credo che i parlamentari tutto vogliano tranne che tornare a votare, mettendo a rischio la poltrona che hanno faticosamente conquistato soltanto l'anno scorso. Quindi se Renzi commetterà l'errore di sfidarli e di dimettersi, Napolitano tenterà di fare un altro governo e penso che questo Parlamento sia disposto ad appoggiare qualsiasi altro governo pur di non andare a votare. Quindi la minaccia andiamo alle urne o fate quello che dico io è la minaccia fatta con una pistola scarica. E la riforma del Senato si rifarà? Spero di no, visto che è una schifezza. Ricordiamoci, dobbiamo sapere che la riforma del Senato comporta innanzitutto l'abolizione delle elezioni per eleggere i senatori. Quando andremo a votare per il nuovo Parlamento ci daranno una sola scheda, quella della Camera, e tra l'altro sarà una scheda dove potremo barrare soltanto una lista bloccata, esattamente come con il Porcellum, dove i partiti avranno già deciso chi saranno i deputati scelti da noi. La scheda del Senato nemmeno ce la daranno più, perché i senatori li nominerà la classe politica più malfamata d'Italia, quella dei consigli regionali. Secondo lei dopo Napolitano chi ci sarà? Non lo so, si fanno dei nomi stravaganti, spero che ci sia una persona che conosce la Costituzione e la rispetta e non deborda dai suoi poteri come sta facendo da 8 anni Napolitano. Ed ora la rubrica libri da leggere, libri da amare. Round round, get around, I get around, yeah, get around, round round, I get around, I get around. Curare è prendersi cura. Sperling e Kupfer, autore è il professor Franco Mandelli, presidente dell'AIL. Una riflessione sulla salute, ma anche sulla spending review, la ricerca e le cure alternative. Raggi di luce, edizione PM. Paolo Brosio, noto conduttore televisivo, affronta un'inchiesta mariana, raccogliendo storie di ieri e di oggi su guarigioni, miracoli e apparizioni. Ammazziamo il Gattopardo, Rizzoli. Autore è il giornalista statunitense Alan Friedman. Un libro coraggioso che raccoglie interviste con capi di governo ed evidenzia un programma di riforme necessarie all'Italia per uscire dalla crisi. Non vale una lira, Mondadori. Mario Giordano, direttore del TG4 Mediaset, è autore di una inchiesta sugli sprechi, i tagli e le tasse imposte dall'Europa. Anti-aging con gusto, Sperling e Kupfer. Chiara Manzi ci porta a scuola di cucina con la scienza della nutrizione per dimagrire, stare in forma, vivere a lungo, restare giovane. Viva il Re, Chiare Lettere. Autore è Marco Travaglio, vice direttore de Il Fatto Quotidiano. Il profilo di Giorgio Napolitano, il presidente, che trovò una repubblica e ne fece monarchia, è il protagonista del libro. La vita è un viaggio, Rizzoli. Autore è Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera.
suggerimenti individuali per una nazione in viaggio verso l'Europa in cerca di riferimenti. Bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli, Feltrinelli. La guerra infinita alla burocrazia in Italia. Autore è Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera. Bene, questo incontro speciale qui al Bagno Balena 2000 sulla passeggiata mare di Viareggio con Marco Travaglio sta avvolgendo al termine. Come vedete nelle immagini, tantissima gente ad ascoltare il noto giornalista televisivo, ma noi ci rivediamo ovviamente la prossima settimana con un altro protagonista molto conosciuto anche in televisione, Alan Friedman, che presenterà il suo libro Ammazziamo il Gattopardo. Arrivederci. Heart, and I know that it is love, and this place could be much brighter than tomorrow.